Ascolta ragazze, allora, finalmente sono tornata da Roma, mi sono subito fiondata, dovete sapere che c'è un po' un casino nella mia stanza in questo momento, infatti ne ho approfittato di fare video adesso che sono proprio rientrata, quindi mi sono appena lavata i capelli e guardate, sono anche belli vaporosi, diciamo, appena usciti dalla doccia. Fortunatamente sono completamente diversi rispetto ad anni fa, non so se vi ricordate un po' com'erano. Comunque, ho passato 2 giorni bellissimi a Roma insieme ai miei, perché sono in ferie per quello, e quindi volevo farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto. Allora, vi farò vedere sia gli acquisti che ho fatto per me, sia gli acquisti che ho fatto anche per le mie amiche e per Andre. Così almeno vi do qualche spunto per qualche regalino, qualche cosa dell'ultimo minuto, almeno spero di darvelo. Sta iniziando a fare veramente caldo qui, siamo a maggio ormai, e niente, qui a Cagliari fa veramente caldo adesso. Infatti oggi sono proprio sbracciata, manica corta, pantaloncini, invece altri giorni ero addirittura in cose ancora invernali. Comunque, allora, in questo video sicuramente vedrete anche qualche spezzone di Roma direttamente, perché ho fatto qualche ripresa molto carina, sia comunque dal taxi, che poi ho fatto anche qualche ripresa molto carina al Pincio, che non c'ero mai stata, quindi ne ho approfittato, sono andata, e tra l'altro al Pincio mi sono resa conto che, cioè appena siamo arrivati, siamo resi conto che stavano facendo delle riprese, quindi siamo arrivati proprio nel mezzo delle riprese di un film o di un cortometraggio, quindi c'era tutta la troupe, l'equipe, per fare appunto per riprendere. Poi qualche ripresa che ho fatto, soprattutto appunto dal Pincio, che è stata bellissima, mi ho trovato una giornata veramente bella, tutta soleggiata, sono rimasta molto molto contenta di questa vacanza. Durata poco, però abbiamo mangiato benissimo, infatti volevo un po' recensire dei posti dove sono stata a mangiare. Allora, un posto che volevo recensire tantissimo è stato un posto che si chiama Pepis, ed è esattamente in Piazza Barberini. Allora, in Piazza Barberini c'è la metropolitana e noi avevamo l'albergo a fianco alla Fontana di Trevi, cioè dietro alla Fontana di Trevi, quindi è stato bellissimo. Comunque, non mi dilungo qui, sto andando avanti. Piazza Barberini c'è questa mega, come si può dire, sandwicheria, paninoteca. Ho fatto una ripresa anche lì, praticamente ci sono degli tramezzini che sono spettacolari, ragazze, cioè sono bellissimi, hanno un aspetto invitantissimo, li abbiamo mangiati e sono buonissimi, quindi quel posto ve lo consiglio caldamente per fare uno spuntino, per mangiare a pranzo. Noi abbiamo mangiato a pranzo esattamente ieri sera, scusate, abbiamo mangiato a pranzo esattamente ieri, quindi sicuramente vi consiglierei di andare lì, in questo posto qua. Poi un altro posto dove andare a mangiare si chiama la Fontana di Venere ed è lo stesso dietro alla Fontana di Trevi. Se volete qualche indicazione vi lascio direttamente il link qua sotto nel box informazioni. Anche questo posto è buonissimo dove mangiare, praticamente avete i menù e la carta. I menù sono da 15 euro, 18 euro, 20 euro e i primi sono tutti sensazionali. Dagli spaghetti alla matriciana, aglio, olio e peperoncino, a cacio e pepe, all'arrabbiata, ci sono un sacco di primi buonissimi. E il menù è composto da un primo, un secondo contorno più la panna cotta che è fatta di loro produzione, molto buona. Quindi anche questo posto lo recensisco benissimo, la Fontana di Venere. Posti invece che recensisco un pochettino meno sono purtroppo il nostro albergo, perché il nostro albergo ha 3 notte dolenti. Allora, si chiama proprio Albergo Trevi, cioè Hotel Trevi, ed è un 3 stelle. Non sapevo comunque, cioè dalle recensioni era tutto recensito bene, quindi ero molto contenta. Però non sapevamo che le camere triple non ci sono nel loro albergo, quindi ci hanno catapultati in un edificio di fronte. Il problema di questo edificio di fronte è che, a parte che appena lo vedete, è proprio uno di quei edifici vecchissimi, quindi anche come estetica non, diciamo, non ti fa pensare molto bene dell'albergo. Poi all'interno sì, la stanza era molto bella, ho fatto delle riprese anche nella stanza, comunque ho fatto qualche foto anche, quindi magari ve la faccio vedere, ve la inserisco nel mentre che parlo. La stanza bellissima, anche perché alla fine non era una tripla ma era una quadrupla, c'erano 2 letti matrimoniali e noi eravamo io, mia madre e mio padre, quindi
C'è andata anche come bene come spazi. Poi era comunque uno spazio tutto aperto, bello grande come se fosse una suite. Aveva anche una specie di soppalchetto e poi anche la doccia era spettacolare, bellissima, proprio sembrava di essere in una sauna, proprio di quelle docce potenti, belle. E poi c'era anche il terrazzino. Però era molto buia, ovvero non c'erano finestre a parte questo terrazzino che era proprio alla fine, era a fianco al bagno, quindi non illuminava niente la stanza. Poi, seconda nota dolente, c'era freddo, ovvero c'era questa ventola che girava sempre e quindi io non sono riuscita a dormire bene proprio. Già dalla prima notte ho dormito un po' così perché non si poteva togliere questa ventola, l'abbiamo anche chiesto in albergo e purtroppo è andata così. Quindi io ho dovuto dormire proprio con le coperte di lana, per dirvi, perché e lì c'erano comunque 29 gradi. Perché sono molto freddolosa e poi sentire questa arietta di notte, preferisco non sentire niente e dormire scoperta a questo punto. Però anche questo non ci è piaciuto. Poi altra nota dolente è che stavano facendo dei lavori nel palazzo dove eravamo, neanche nell'albergo, proprio nel nostro palazzo. Quindi alle 7:30 di mattina, io per esempio che sono in ferie, volevo dormire almeno fino alle 8:30. Alle 7:30 iniziavano gli operai con un sacco di rumori sopra. Già mi lamento per quelli di su, che da qui a Cagliari che fanno casino. Poi figurarsi mi devo lamentare anche appunto per quelli dell'albergo. Quindi anche per questo comunque per quanto riguarda la tranquillità non siamo stati per niente fortunati. Infatti io mi mettevo a dormire alle 11 e poi dopo appunto mi dovevo per forza svegliare alle 7:30 perché mi svegliavano gli operai. E poi altra nota dolente è che la colazione non è compresa nel prezzo e poi la colazione non è assolutamente una colazione da 3 stelle. È all'ultimo piano dell'albergo, anche quello ancora in fase di tipo ristrutturazione, il posto è piccolissimo rispetto alle persone che ci soggiornano, infatti abbiamo addirittura diviso il tavolo con altre famiglie, per dirvi, con un'altra famiglia. E poi anche le torte di loro produzione non sono un granché, cioè a questo punto erano meglio quelle confezionate. Poi i croissant neanche all'altezza, il caffè e cappuccino erano di quelli alla macchinetta, quindi non vi dico. E infatti l'abbiamo fatta solamente una volta la colazione perché pensavamo che fosse buona, considerato che era a pagamento e non era compresa nel prezzo, almeno una volta volevamo provarla. Poi ho notato comunque che i bar di Roma non tutti fanno un buon caffè. Allora, il caffè più buono che abbiamo preso era in Piazza San Silvestro, è un bar molto grande e lì è veramente buono, caffè e cappuccino buonissimi. Le paste, lo stesso, buone al burro, le trovate lì, secondo me, almeno secondo i miei gusti sono le migliori là, ne abbiamo provati un paio. La gelateria invece è a fianco alla Fontana di Trevi, che a fianco alla Fontana di Trevi c'è anche una creperia. E c'è gelateria, creperia e poi fa anche le gofre, quelle lì, lo stesso quadrate con sopra la Nutella o lo zucchero a velo. Comunque molto buone. Alla fine abbiamo comunque passato una vacanzina molto bella, abbiamo fatto acquisti, soprattutto io e mamma. Infatti vi farei un video dove faccio vedere solamente le cose che si è comprata mamma, perché a momenti mi stava superando per quanto riguarda gli acquisti. Allora, ho parlato praticamente 8 minuti di Roma, vi ho consigliato un po' di posti dove andare appunto a mangiare e adesso invece parliamo di dove andare a comprare. Allora, per quanto riguarda lo shopping l'ho fatto esclusivamente da H&M e poi in un negozio troppo bellino che si trova sempre al lato di Piazza Barberini, è proprio vicino a quell'altro negozio che vi ho parlato prima, cioè a quell'altra sandwicheria di cui vi ho parlato all'inizio, e si chiama Pinocchio. Questo è un negozio di giocattoli e vende di tutto, sia roba per bambini che roba di collezionismo e di modellismo, tant'è che mio padre ha preso il Lego Architecture, che sicuramente vi farò vedere una foto sempre in questo video, così vi rendete conto di cosa ha preso. E lui è assolutamente spiegato di questi Lego, quindi li ha presi, e io invece ho comprato due cosettine che adesso vi faccio vedere. Allora, ho comprato questa qui ad Andre ed è praticamente una chitarra Lego, che lì comunque suona la chitarra, quindi io ho voluto regalare questo ed è costata 9,90 euro. Allora, io intanto che vi elenco tutte le cose per Andre, le metto in una busta perché lo devo vedere fra un'oretta e quindi gliele metto già tutte pronte, ne approfitto diciamo. Poi, eccola qui, le metto tutte nella busta di H&M. Allora, andiamo avanti.
Io, come altra cosa, ho comprato questi che sono troppo carini, ragazze. Sempre in questo negozio qui di Pinocchio. Allora, sono dei Lego. Guardate che carini, sono dei Lego a mo' di portachiavi. E io ho preso questo qui che è di Emmet. Troppo carino, troppo simpatico. Di Emmet, di, appunto, del film, del Lego Movie. Ecco qua. E questo invece è appunto l'uomo ragno. Quindi sono entrambi molto carini. Questi qua hanno preso uno per me e uno per Andrea. Adesso vediamo quale prendere dei due. L'uno, che a me piacciono entrambi. E questi sono costati 7 euro. Quindi comunque come prezzi molto accessibili alla fine. Ed è questo negozio bellissimo. Anche comunque questo negozio ho fatto la ripresa un po', almeno per farvi vedere com'è. Se volete, se siete di Roma o comunque se siete a fare un viaggettino a Roma, vi consiglio di andarci se vi piacciono tutte queste cose qui particolari di... anche di Lego, comunque di personaggi, anche i Minions c'erano, c'è un po' di tutto. Poi allora andiamo avanti. Per quanto riguarda invece i souvenir, allora ho preso per i genitori di Andre questa, che praticamente è una calamita che fa da apribottiglia ed è appunto con Roma, con il Colosseo. Poi ho preso in quest'altro negozio qui che non c'è a Cagliari ed è tutto un negozio di cose particolarissime. Ho preso invece un portachiavi per me, ma ho preso quasi tutti i portachiavi. Allora, guardate che carino, è tutto con i cuoricini, ve lo faccio vedere bene. Con i cuoricini sulle tonalità del rosa. Guardate, è troppo carino questo, e questo è sull'aranciato. Quindi questo lo metterò sicuramente per le chiavi di casa, che il mio si era rotto. L'avevo preso da Carpise e si era rotto. Quindi questo l'ho steso sui 9,90 euro più o meno. Anzi no, 5 euro questo, adesso mi ricordo. Poi, come altra oggettistica, diciamo, ho preso questi occhiali piccolini, che sono proprio piccoli piccoli rispetto agli altri che avevo l'altra volta. Come vedete sono un pochettino meglio perché riescono, cioè, rispetto al mio viso, che è molto piccolo, mi stanno abbastanza bene rispetto agli altri. Gli altri invece sono troppo grandi. Ho preso questi in una delle bancarelle, quindi pagati poco, qualcosa come 5 euro. Poi un'altra cosa di produzione loro, e non mi ricordo se erano di, non mi ricordo di che nazionalità fossero, ho preso questo anellino qua, ragazze, guardate che bello. Questo l'ho adorato come anello. Allora, è bellissimo. Anzitutto ve lo faccio vedere indossato, è uno di quelli con l'elastico, quindi lo potete regolare voi. Guardate, è veramente stupendo questo. Bello, bello, bello. Infatti sa che me lo tengo, perché, boh, non lo so, da un tocco di colore. C'era anche di altri colori, ma io ho preferito questo. Molto bello. Adesso invece passiamo ai trucchi, ragazze, che li ho presi tutti dei H&M. Ve li faccio vedere uno per uno. Allora, come primo set di trucchi vi faccio vedere questo. È costato 4,99 euro. Ed è un set ancora con la plastichetta. Ti faccio vedere se riesco a togliere tutto. Eccoci qua. Allora, questa palettina io ce l'avevo anche comunque di un altro colore, ce l'avevo con colori un tantino più scuri. Questa invece è la palettina nude, 4,99 euro, ovvero quasi 5 euro, e ha questi qua invece che sono direttamente per le sopracciglia, però si può utilizzare anche comunque come ombretto. E questa è la palettina nude, costata pochissimo. Poi, come altro prodotto, ho preso questo. Allora, questo lo consiglio a tutte le ragazze che non hanno voglia di usare l'ombretto, soprattutto d'estate, comunque la potete utilizzare anche d'inverno. Allora, questo qui è un ombretto in crema, a stick, bellissimo gli occhi. Eccolo qua, non so se riuscite a vederlo, spero di sì. Eccolo qui. Ed è veramente bello, ha un effetto molto naturale, però allo stesso tempo luccicante, lucente. E questo l'ho pagato, vediamo... Dove l'ho messo? Ecco qui. Allora, questo è costato 4 euro. 3,99 euro, quindi andiamo comunque di buonissimo rapporto qualità-prezzo. Adesso invece andiamo avanti con i rossetti. Allora, di rossetti mi sono sbizzarrita, ragazze. Allora, ho preso questa tonalità qui. Ve la faccio vedere. Allora, questo è costato 4,99 euro sempre.
Eccolo qua. Allora, questo somiglia molto al mio di Piazza Italia, esattamente. È questo colore qui che è una sorta di color ciclamino, diciamo. È molto bello, ve lo faccio vedere anche comunque qui. Guardate che bello, è bellissimo. E ha comunque una profumazione fantastica. Sa praticamente di... Sa di fragola. Molto buono. Come colore non so dirvi il numero, lo sapete? Christie si chiama. Ecco qua. E il colore appunto è questo, il design è questo. Bellissimo, questo come abbiamo detto che è costato 4,99 euro. Stupendi, questi rossetti mi stanno piacendo tantissimo. Poi, come colore, invece, ho preso anche questo qui. Allora, questo non so se sia un doppione di quello che ho, ma mi è piaciuto tanto il colore. Siamo sempre su quasi colore uguale. No, sembra un pochettino più scuro rispetto a quello che ho io. Questo è uno dei colori più belli in assoluto, ragazze. Ve lo faccio vedere comunque qua. Ed è esattamente questo qui. Si somigliano molto. È un pochettino più acceso come colore. È anche più lucido, invece l'altro risulta più opaco. Questo qui è l'ultimo che vi ho fatto vedere. E anche qui come profumazione è buonissima. Questa è costata 3,99 euro, quindi ragazze, come prezzi comunque più o meno sono quasi tutti uguali. Poi andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda i trucchi da H&M, ho preso anche questi, che sono dei pennelli. Questi pennelli sono sensazionali, costano 3,99 euro l'uno e ho fatto un po' di scorta. Questi, poi ho preso questo qui per il fondotinta, questo viene di più, 7,99 euro, bellissimo. E poi ho preso anche il kabuki grande, lo stesso 7,99 euro. Quindi questi sono bellissimi come pennelli e sicuramente vi farò qualche tutorial anche per farvi vedere come sono. Poi ho preso anche l'eyeliner in penna che è costato 3,99 euro nero. Hanno cambiato il design e l'hanno fatto tutto nero invece che con la parte iniziale tutta trasparente. Poi, allora, come altra cosa che ho comprato, non voglio aprirlo perché l'ho regalato a Silvia, cioè un regalo per la mia amica. Ed è esattamente questo. Ha la parte del gloss e l'altra parte invece del rossetto. E lì ho voluto prendere questo colore sul rosato. C'era anche nude e poi color rosso però chiaro chiaro. E lì ho voluto prendere questo che secondo me le sta benissimo. Spero che le piaccia soprattutto. Poi come trucchi ho comprato anche da OVS lì, della marca Shaka, che qui comunque non c'erano questi prodotti. C'era la marca ma non c'erano i prodotti. Allora ho voluto prendere questo eyeliner della Shaka in nero con questo pennellino piccolino piccolino e sicuramente poi nei prossimi tutorial vi dirò com'è. E poi ovviamente ho comprato un altro rossetto sempre di quel colore. Ho comprato praticamente un sacco di rossetti di questi colori, sono già quattro, anche questa profumazione è buonissima e stiamo anche a vedere lì il colore. Questo è un tantino più sul rosa, questo qui. Quindi sicuramente è un tantino diverso come colore. Però ragazze, si somigliano molto entrambi, cioè tutti e tre. E questo è l'ultimo che ho provato, il penultimo e il primo. Sì, questo qui è proprio più sul rosa. Ecco qua. Allora, adesso vi faccio vedere invece sempre dei H&M che ho preso questi bellissimi anelli. Allora, ve li faccio vedere così. Poi ve li farò comunque vedere anche tutti aperti, però sono troppo carini, ragazze. Sono tutti particolari, con le margheritine, con tutti i fiorellini e sono costati tutti 5 euro. E sono 4 più comunque il fermanello anche, quindi carinissimi questi, sono rimasta molto molto contenta. E poi come orecchini anche questi qui, che sono costati sempre 4,99 euro, come al solito, come piacciono a me, super scintillanti. Allora, poi ragazze sono passate anche al Disney Store, che era bellissimo lì, e sembrava anche di non essere in Italia, entrare tipo più al Disney Store, era troppo bellino. E ho preso due pupazzetti troppo carini. Allora, ho preso questo qui. Ragazze, era troppo bellino, guardate le guanciotte. E sono costati tutti 5 euro l'una, ne ho presi solo due però, che erano troppo carini, guardate. Allora, questo è il più ciccioso e guancioso, mi è piaciuto tantissimo. E poi le palline, quelle lì di... Che carine. Sì,
Sono quelle lì di Toy Story 3 o Toy Story, comunque erano troppo belline e non potevo non prenderle. Quindi sono costate 5 euro l'uno. Queste le metto nella busta di Andre perché questo qui è per lui. È troppo bellino. Poi andiamo avanti. Allora, come altro prodotto, diciamo che non sia di H&M, ho preso questa borsa. Allora, la cosa che mi è piaciuta di questa borsa, che le solite comunque che stanno vendendo da tantissimo, è la scritta e poi le farfalle, che poi sono tutte un po' glitterose le farfalle, non so se lo vedete da qui, ed è costata sui 12 euro. È molto capiente e la voglio usare per il mare. Quindi mi serviva anche una borsa da mare perché quella che avevo di Milano comunque si è un po' rotta e poi comunque non mi piaceva così tanto. Questa invece è nuova e bellissima. Le calze, ne ho prese veramente tante perché lì convengono molto e poi sono strepitose le loro calze, rimangono tanto. Allora ho preso queste da 7,99 euro ed erano comunque 7 paia, quindi 1,20 euro a testa comunque più o meno. Sono queste, sono un po' di tutti i colori, color crema, colori chiari, comunque per l'estate. Poi ho preso sempre queste 7,99 euro, che sono un pochettino più, diciamo, con la fantasia, sono più colorate, però ci sono anche colori più sobri, comunque, anche più sul blu. Quindi queste. Poi, come altre calze, sempre per l'estate, ho preso queste, guardate che carine. Erano carinissime, soprattutto per il disegno. Anche queste 7,99 euro e sono 5. Poi sono comodissime queste. Infatti mi sa che le utilizzo oggi. Poi, invece per quanto riguarda, poi le ho prese normali, anche semplici nere. E poi ho preso anche quelle per l'inverno, così sono a posto. Allora, se le prendo solamente lì, praticamente le calze, sempre 7,99 euro, queste sono sempre 5 paia invece. E sono di questi colori qua. E poi queste un pochettino più spiritose, che sono con tutti i fiori di questi colori. Anche queste 7,99 euro, sono 5. Guarda invece l'abbigliamento. Ho preso questa magliettina qui, molto semplice, quindi alla fine basica, elasticizzata, pagata 4,99 euro, di questo bellissimo colore che mi mancava. Poi ho preso questa maglietta, sempre 4,99 euro, basica anche per andare al mare, l'ho presa. Per andare in palestra con sotto un top, anche per uscire comunque con un top sotto perché è tutta completamente scollata anche dietro, di questo bellissimo colore verde, che secondo me mi sta benissimo, è troppo bello questo colore. Poi un'altra cosa della quale mi sono assolutamente innamorata è stata questa tutina. Allora, questa tutina qui è fatta così. Allora, dietro ha l'incrocio, è bellissima per quello, costata 14,99 euro, questo è un po' di più degli altri, però li vale tutti. Me la vedrete anche indossata sicuramente, così vi faccio vedere appunto come sta indossata. E poi come costume, ho comprato anche un costume bellissimo, che ha un po' le frange, ve lo faccio vedere. È tutto floreale, ecco qui, un po' imbottito, fatto così, e la parte di giù invece è così. Molto bello questo. Alla parte di giù è costata 9,90 euro, la parte di sopra mi pare 14,99 euro e anche i laccetti comunque. Quindi si può usare sia a fascia che con i laccetti. Quindi queste sono le cose che ho comprato io dei H&M, molti trucchi come avete visto. E adesso vi faccio vedere invece che cosa ho comprato ad Andre. Allora, ad Andre ho preso queste calze, lo stesso che anche a lui piacciono tutte colorate. Queste erano praticamente 2 paia e vengono 4,99 euro, quindi queste due ho preso, gliele metto nella busta. Poi ho preso questa magliettina basica, è costata 6,99 euro XS, è di un color grigio scuro, grigio blu, una sorta di cosa del genere. Tra l'altro qui non c'è scritto. Poi, allora, come camice, siccome lui è patitissimo di camice, io ho preso questa camicia qui, che è esattamente una S 29,99. L'ho presa S perché ho comunque notato che la XS era molto stretta, perché è un modellino slim, altrimenti io avrei preso l'XS, però l'ho misurata io e mi stava perfetta, quindi alla fine ho detto no, a lui non gli stava. Però
perché gli piacciono molto le camicie, quindi alla fine gli ho preso questa. E poi ho preso un'altra camicia comunque particolare, questa invece XS perché il modellino era diverso, ed è così, ed è la taglia XS, come ho appena detto, 19,99, è quella qui, da particolare. Quindi io ho preso queste cose per Andre e poi io ho preso anche delle calzine anche per lui, altre calzine, e sono queste, sono le semplici proprio nere. Grazie. Per quanto riguarda i trucchi, vi faccio vedere l'ultima cosa che ho preso. Allora, questa palettina l'ho presa in aereo, me l'ha presa mamma, ve li faccio vedere aperta, visto che non l'ho aperta neanche io ancora. Quindi ora il design è questo, guardate che bello, e poi aperta è bellina, molto molto bellina, è così aperta, guardate che bella, è di questa marca che si chiama Gauche. L'ho controllata anche su internet, comunque ci sono anche altre cose di questa marca, e sicuramente vi farò qualche tutorial su questi colori che mi piacciono già molto comunque visti, quindi vi farò sapere un po' come sono. Comunque sono delle bellissime tonalità, vedete, faccio vedere anche uno zoom, ecco qua. Quindi comunque come acquisti sono rimasta contentissima. Questo video sta durando veramente molto, quindi per chi avesse totalmente voglia di ascoltarmi e di vedere appunto i miei acquisti, sono contenta di avervi accontentate. Per gli altri invece che non hanno finito di vedere il video, mi dispiace se vi annoiate in qualche modo. E quindi questi sono i miei acquisti che ho fatto appunto a Roma. Non penso di essermi dimenticata nulla. Adesso vi saluto che mi sta anche andando via la voce. Vi mando un bacione e al prossimo video.